Siamo a Créteil, Francia, in un futuro indeterminato. Jean Delafoy, corridore automobilista, ha un incidente che gli produce un danno cerebrale irreversibile. Sarebbe destinato a sicura morte se il professor Duval e i suoi assistenti non tentassero con successo su di lui il primo trapianto di cervello della storia. Un calcolatore elettronico ha deciso che il cervello adatto a Jean è quello contrassegnato dalla lettera gamma. La moglie di Jean, Nicole, qualche tempo prima ha perso il fratello Daniel, che è stato ghigliottinato per aver ucciso un poliziotto per ordine di Marianne Laforêt, una giovane donna che gli forniva la droga celata nei pacchetti di sigarette Maréchal. Ora Marianne è diventata la ragazza di Philippe ed esercita su di lui la sua azione corruttrice. Philippe è collega e amico inseparabile di Jean. Ha inizio la difficile opera di ricostruzione fisica e psichica di Jean Delafoy. Nicole, la madre di Nicole e Philippe registrano tutto quello che ricordano sulla vita passata del loro parente e amico. I nastri vengono poi passati al vaglio di un calcolatore che provvede a scartare tutte quelle parti che potrebbero danneggiare il paziente. La madre di Nicole sa che Marianne è stata la causa della condanna a morte del suo Daniel e instancabilmente la segue nei suoi spostamenti. Questi la portano spesso a un circo dove si rappresenta la fiaba di Biancaneve e i sette nani. Lì vive infatti il nano Grandpierre, che è il capo della banda di spacciatori di droga per i quali lavora Marianne. Grandpierre fa ricattare Philippe con foto compromettenti perché non vuole che quest'ultimo parli a Jean della fine fatta da Daniel e che in qualche modo si possa risalire a lui e alla sua banda. Ma Jean, una volta dimesso dall'ospedale, è stranamente attratto dal circo. Una sera che vi è andato da solo, dopo lo spettacolo entra nel carrozzone di Biancaneve e la uccide. Solo allora, strappandole la maschera, si accorge che si tratta di Marianne Laforêt. Jean è nelle mani della banda di Grandpierre, che lo tortura perché vuole sapere perché ha ucciso Marianne. Ma Jean è il primo a non saperlo. Philippe arriva appena in tempo a liberarlo, prima che i nani lo seppelliscano sotto una montagna di sabbia. Nicole, intanto, denuncia alla polizia la scomparsa di Jean. La sua fotografia è identica a quella dell'identikit fornito da una testimone oculare. Il cerchio si stringe e dopo un appostamento Jean Delafoy viene catturato. Si apre il processo a Jean Delafoy, accusato di omicidio nella persona di Marianne Laforêt. Se il verdetto della giuria popolare e quello del calcolatore elettronico coincideranno, la sentenza sarà inappellabile. L'avvocato Rumier cerca di dimostrare che Jean non aveva un movente per uccidere Marianne, mentre sia Grandpierre che Madame Oreille l'avevano. Ma non serve a niente, perché Jean ha confessato. L'avvocato lo convince a ritrattare, ma quando viene il momento, Jean non ce la fa. Marianne Laforêt l'ha uccisa lui, anche se non sa darsene una ragione. Opportunamente interrogato dall'avvocato Rumier, Duval non ha difficoltà ad ammettere che Jean Delafoy ha subito un trapianto di cervello. Jean, sconvolto, trova la forza di gridare al suo medico. «E io chi sono adesso, professor Duval?»